Ciao ragazzi, sono qui, sono tornato dalle ferie e lo potete notare dallo sfondo, alle mie spalle, da il mio colorito un pelo più scuro rispetto a quanto sono partito, anche i capelli più lunghi, la barba fatta, quindi sono tornato e ora non dovrei più andare via. In realtà sì, abbiamo ancora il trofeo Gamper in ballo, stiamo cercando di capire se effettivamente io e Kino riusciremo a raggiungere l'Ello in quel di Barcellona per una questione legata alla difficoltà dei biglietti da reperire per andare a vedere la partita che Barcellona-Juve non sarà mai un'amichevole, quindi vediamo se riusciremo ad andare oppure no. Tanto vi ringrazio per il supporto che mi avete dato anche quando ero in Sardegna, quindi con video un po' meno elaborati, anche se vogliamo più improvvisati, in situazioni un po' improponibili e con magari qualche disturbo audio-video dovuto al vento, dovuto all'acqua, dovuto a tanti sfondi e tanti posti, tante stanze che ho dovuto utilizzare in maniera di emergenza. Quindi grazie, siete sempre molto molto carini. Allora ragazzi, sono tornato da poco. Appena arrivato a casa mi sono aperto il cellulare, ho scaricato OneFootball dal link in descrizione, anzi io ce l'avevo già, poi dovete scaricarlo dal link in descrizione, io semplicemente ho aperto OneFootball e scoppiava, ragazzi, scoppiava, perché oggi c'erano una marea di notizie, signori, veramente una valanga, una barca di notizie, il momento ideale adesso per scaricare OneFootball, proprio perché manca poco all'inizio del campionato e alla fine del mercato. La Juventus per il momento si è mossa con l'ufficialità di Caio Jorge da parte del Santos, quindi stiamo aspettando l'ufficialità della Juventus per Caio Jorge, ma non dovrebbero esserci problemi. La Juventus stessa ha pubblicato all'interno dei suoi profili social le visite di Caio. Dovrebbe avere il 21, tra l'altro leggevo su Twitter una roba divertentissima che diceva: adesso dobbiamo riprendere Ken per fare Caio Ken. Sono morto da ridere perché non ci avevo pensato a questa roba qua, mi ha divertito un sacco. E niente, parliamo delle cose un po' più, un pelo più interessanti, perché ci sono diversi giocatori da andare a menzionare. Vorrei partire da quello che non appartiene alla Juventus, cioè Lukaku, perché è ovvio che Lukaku vada a toccare pure noi. Io ho letto uno stato di Luca Mastrangelo che diceva una cosa molto divertente, se vogliamo, ma anche veritiera, e cioè che hanno già perso Hakimi, Conte, Pirlo, lui diceva anche Pirlo, e sono tre uomini chiave per l'Inter. Rischiare di perdere anche Lukaku forse diventa eccessivo. E va bene che lo andranno a sostituire molto probabilmente con Duván Zapata, va bene che l'offerta per quanto mi riguarda è davvero irrinunciabile, perché si parla di cifre fuori dal mercato, completamente in cause normali. Figuriamoci in un momento del genere, in cui non devo stare qua io a descrivervi quello che sta accadendo. Quindi l'Inter, ragazzi, fa bene a cederlo. Cioè, ha bisogno di cederlo. Il ragazzo si ritrova di fronte a un'offerta da 12 a 15 milioni. Secondo i rumors, una parte di fissa di oltre 100 milioni di euro. Non credo che ci siano francamente le possibilità di permanenza di Lukaku in Italia. E a me da tifoso juventino dispiace, ragazzi. Il discorso che vi ho fatto con Donnarumma, vi ho fatto con Hakimi, tutte le volte che un giocatore forte lascia il nostro campionato, per me è un dispiacere. Anche perché, per come sono fatto io, amo giocare le grandi sfide con grandi giocatori che possono darci del filo da torcere. E Lukaku, per dire, in questi anni, in queste due stagioni che è rimasto in Italia, ha segnato la Juventus soltanto su rigore, abbastanza discutibile se vogliamo, tra l'altro nell'ultima giornata che abbiamo giocato contro l'Inter, quel famoso 3-2 con la doppietta di Cuadrado. Quindi un giocatore che, bene o male, abbiamo sempre gestito tanto, ed è uno dei veri e propri top player del nostro campionato. Quindi mi dispiace tanto vedere andarsene un giocatore del genere. All'Inter non arriverà nessuno da fuori, quindi la Serie A andrà a impoverirsi, poi vediamo l'Atalanta in che direzione vuole muoversi, però sinceramente mi dispiace un sacco, mi dispiace veramente tanto. Poi io, ovvio che meglio loro che noi, su questo senza ombra di dubbio, però tutte le volte che il nostro campionato perde dei giocatori così forti, per me è un dispiacere vero e proprio, perché vai a impoverire un campionato e diventa anche meno attraente per un tifoso esterno. Per dire, se io volessi guardarmi un Milan-Inter, quindi vado a prendere le prime due classificate l'anno scorso, un derby di Milano, Ibra contro Lukaku, per me è una sfida che mi esalta. Pensare che Chiellini e Bonucci di lì dovranno marcare Lukaku, per me è fantastico, perché so che è un giocatore molto forte e che i nostri sono molto forti, e ci sarà un duello bellissimo da vedere. Sarà un po' meno bella la Serie A con tutte queste partenze verso l'estero.
torniamo all'antico discorso dei campionati più ricchi, della Serie A un po' meno ricche, che quindi non siamo più noi quelli che facciamo qui. Speriamo che non se ne vada pure Locatelli a questo punto, perché come dicevamo l'altro giorno c'era un po' di interesse anche da Parigi. Sarebbe un bello smacco, soprattutto per il mercato della Juve, ma comunque anche per la Serie A in generale, o comunque che non vada in Premier, perché le offerte concrete sono Liverpool, Arsenal e quella roba lì. Ok, conclusa questa parentesi legata a Lukaku, per la Juve è sicuramente una nota positiva, perché l'Inter, che è la squadra detentrice del titolo, che dopo 9 anni è andata a interrompere il dominio, si ritrova con 2 dei suoi giocatori migliori via, l'allenatore che ha fatto tanto per la società e per la vittoria via, e quindi forse addirittura più indietro di noi in questo momento l'Inter. Ma noi non dobbiamo badare a questa cosa qua, dobbiamo andare avanti con la nostra idea, sapere che abbiamo un buon allenatore, sapere che abbiamo una buona squadra, a cui, ripeto, io non mi tiro indietro, secondo me manca ancora qualcosa. Però in Italia forse potrebbe paradossalmente già essere sufficiente così. Poi occhio al Milan, perché ha speso, occhio alle altre che magari si sono rafforzate, occhio all'Atalanta che tutti gli anni tira fuori dal centro qualcosa di diverso, però forse per l'Italia paradossalmente potremmo essere a posto con gli innesti davvero di Locatelli e di Pjanic, perché si parla molto di questa cosa, poi vediamo se Locatelli riusciremo a chiuderlo. Pjanic forse è davvero più facile, io non sarei contento di un mercato che si chiude con solo l'arrivo di Pjanic. Con Locatelli e Pjanic capirei, e occhio a Ramsey, perché il Milan avrebbe fatto un sondaggio per chiederlo in prestito, anche qua ci credo poco, sono abbastanza... Non lo so, non riesco a spiegarmi perché il Milan dovrebbe chiedere Ramsey in prestito, anche magari con una riduzione dell'ingaggio, proprio perché è un giocatore che è una scommessa, ad oggi Ramsey è una scommessa vera e propria. Un altro giocatore che uscirà dalla Juventus è Fagioli, ragazzi, è quasi confermato, la Juventus si sta guardando intorno, sta ascoltando varie proposte dalla Serie B, vari club di Serie B si sono interessati, e quindi ovviamente in prestito uscirà, perché a quanto pare Allegri o non lo considera pronto in questo momento per essere già un titolare nella Juve, quindi ci sta, secondo me, farlo andare a giocare altrove. A me dispiace molto, perché come avevo già detto anche poco tempo fa, con l'esclusione di Arthur, secondo me era il momento per far giocare Fagioli, dato che ragazzi, sul mercato siamo fermi, siamo immobili. E poi vi dico un'altra, adesso facciamo una conta dei centrocampisti a nostra disposizione, abbiamo McKennie che era un po' titubante, vabbè, sta recuperando, si è allenato. Rabiot e Arthur che sono fuori, ci sono Bentancur e Ramsey in questo momento. Poi vediamo se arriva Locatelli, vediamo se arriva Pjanic, però tra 14 giorni circa, 20 giorni circa c'è la prima di campionato, in centrocampo siamo un po' cortini e bisognerà cercare di capire. Tanto sempre chi ha l'Atalanta, Demiral ha fatto le visite mediche, quindi che qua vediamo l'annuncio, un po' come Kai Jorgen in entrata, Demiral in uscita, sperando che si possa sbloccare qualcosa sugli ingressi a centrocampo, perché ragazzi, secondo me, se noi non ne prendiamo almeno 2 a centrocampo è un problema. Però l'uscita di Fagioli mi va ancora più a confermare il fatto che può diventare possibile davvero Locatelli e Pjanic insieme, e se esce Ramsey ancora di più maggior ragione, dopo avresti Rabiot, Bentancur, McKennie, Locatelli, Pjanic ed eventualmente Ranocchia, perché ha ben figurato in queste prime apparizioni amichevoli della Juventus, e magari la Juve in questo momento ha deciso di tenere soltanto uno tra Ranocchia e Fagioli per farlo crescere direttamente all'interno della prima squadra, potrebbe essere Ranocchia. Sapete come la penso su Fagioli, io l'ho conosciuto anche personalmente, quindi sono anche un po' di parte, ci siamo sentiti anche di recente, avrei voluto vederlo in prima squadra, però le scelte sono queste. In prima squadra invece dovrebbe rimanere, vabbè, Rugani l'abbiamo già detto per il discorso legato alle Miral, ma pure De Sciglio, so che per tanti è una cattiva notizia, io l'ho sempre detta così, per me che ci sia De Sciglio non è un male, intendiamoci, è un male quando De Sciglio diventa il titolare, ok? Quando De Sciglio è titolare alla Juventus vuol dire che c'è un problema, però tutte le squadre sono fatte anche di riserve, ok? E De Sciglio avrebbe la peculiarità di poter giocare indistintamente sia a destra che a sinistra. De Sciglio verso la permanenza, signori. Quindi intendiamoci, c'è questa cosa qua. Qua potrebbe essere di nuovo sacrificato Luca Pellegrini. Io chiedo una cosa. Io tra i Pellegrini, dubbiamente, io gli darei una chance, perché è sempre quello il discorso. Investi sui giovani, li fai ai giovani, i cartellini dei giovani, poi non giocano, non li fai giocare, non gli dai la possibilità. Allora mi chiedo che senso abbia a lavorare con i giovani. Però sono d'accordo sul fatto che magari tu mi dica, guarda, preferisco l'usato sicuro De Sciglio, che mi può giocare su tutte e 2 le fasce, più pronto, ok. Ti dico anche che mi va bene, per quanto non mi vada bene. Però almeno uno dei 2 tenetelo, per andare a fare Alessandro De Sciglio a sinistra, è già qua ragazzi, mi viene un po'. Vabbè.
ci siamo, è Cuadrado, De Sciglio e Danilo a destra, poi se si riuscisse a fare Alessandro Pellegrini, De Sciglio, Danilo come terzini sinistra e destra e Cuadrado alto, ancora meglio, però davanti il reparto offensivo con Bernardeschi che ha cambiato numero, con Cuadrado che ha cambiato numero, che però, ripeto, lo vedo più dietro, con Caiorghe che arriverà, Morata, Dybala, Ronaldo, Kulusevski, Chiesa, iniziano a essere tanti, quindi forse Cuadrado rimane dietro a fare il terzino. Siamo troppi, ragazzi, è inutile che ci giriamo intorno, siamo troppi e qualcuno dovrà partire, è inutile, non potremo rimanere così. E occhio Dybala, perché l'Inter comunque un sondaggino su Dybala in questi giorni sembra averlo fatto per capire la situazione legata a Paolo, perché questo rinnovo ancora una volta tarda ad arrivare, quindi come 2 anni fa lo scambio doveva essere Dybala-Lukaku, magari quest'anno esce Lukaku dall'Inter ed entra Dybala dalla Juve, quindi non lo so, ovvio lo vedo molto fantamercato in questo momento, anche perché la Juve per darlo all'Inter dovrebbe chiedere tanto, perché vai a rinforzare una diretta concorrente allo scudetto e quindi ovviamente preferirebbe venderlo da un'altra parte nel caso, anche se lo sappiamo, la volontà di Allegri della Juve è quello di far rinnovare Paolo Dybala, quindi di tenerlo lì. Poi secondo me perdere un pezzo pregiato del mercato in questo momento qua, ragazzi, c'è mica tanto tempo per sostituirlo, e se mi dite che Dybala viene sostituito da Caio, allora forse un paio di dubbi sulla gestione del mercato inizierebbero a venirmi. Io non sono convintissimo di tutto ciò, perché pensare, tanto Danilo è stato richiesto da Bayern Monaco, lui ha chiesto almeno 30 milioni e non se ne è fatta niente, però a me sembra questa rosa della Juve una pietanza che ha tanto potenziale ma insipida, nessuno ci ha messo sopra il sale. Abbiamo parlato prima dei terzini, non è che sia proprio convintissimo dei terzini, secondo me l'investimento a sinistra ci stava. Abbiamo parlato l'altro giorno dei centrali, secondo me anche lì qualcosina, non abbiamo mai parlato dei portieri, però Perin come secondo, secondo me ci sta, ma lui stesso non è che sia proprio convintissimo di fare il secondo. Tutta la parte dietro al centrocampo potenzialmente c'è tanta roba, però un po' insipido, a centrocampo non ne parliamo perché è da mani nei capelli, davanti invece c'è tanto potenziale. La vedo, avete presente il meme del cavallo dove c'è la coda bellissima, il culo e poi davanti c'è il cavallo disegnato a matita? Ecco, io la Juve in questo momento la vedo così. Sono ancora molto confuso, devo essere sincero, da un mercato che doveva essere povero di emozioni, fino adesso lo è stato, però ancora fatico a capire come è fatta la Juve, come giocherà la Juve, come sarà la Juve, dove deve intervenire la Juve, quanti acquisti davvero farà la Juve, quante cessioni farà la Juve, e dei ballottaggi stupidi come possono essere De Sciglio, Luca Pellegrini, ma chi rimane? De Mirar, Rugani, l'ha vinto Rugani il ballottaggio. Quindi c'è qualcosa che in questo momento mi fa dire, boh, vediamo, perché magari c'è davvero bisogno di stringere il più possibile. Da tifoso nel mio cuore, nel mio piccolo, cioè in testa, che succeda una roba, boom, Locatelli oggi e domani, non lo so, mi butto su un altro centrocampista forte, però poi ragiono in maniera razionale e capisco che se si fa Locatelli Pjanic, per quelli che sono i presupposti e per quelle che sono le tempistiche, ormai è un mezzo miracolo. Se si cede Ramsey, se si rinnova Dybala, se si rinnova Cuadrado, ragazzi, sono tante piccole cose, ma perché qualche piccola cosa si è fatta, rinnovo di Chiellini, la cessione di Miral, Frabotta via, Piazza via, qualcosina, il rinnovo del prestito di Alvaro Morata, cioè ce ne sono state le operazioni, via Buffon, torna Perin, torna Organi, torna Sciglio. Però secondo me a questo punto dell'anno, Caiorghe, bisognava essere più avanti. Ecco, io dico sempre che bisognava essere più avanti, però nel senso, lasciamoli lavorare, sono il primo a dire di lasciarli lavorare, però un pochino di amaro in bocca quest'anno nel calciomercato ce l'ho, ma penso anche alla Juventus stessa, e se devo fare un all-in lo faccio su Max Allegri, che sicuramente di esperienza ne ha da vendere, è un allenatore bravo e ripeto, ribadisco, secondo me è bravo anche nella gestione dei giovani e là davanti ha tanto potenziale, e lui che è un amante dell'equilibrio, se ha quel potenziale di equilibrio è tanta roba, però deve esserci della qualità a centrocampo, per quello che, per quanto non sia proprio entusiasta di questa roba, mi andrebbe bene Pjanic e Locatelli con Arthur, Bentancur, McKennie e Rabiot, e beh, formare questo centrocampo qua aspettando Arthur, che non è male,
E poi, come dicevo prima, magari c'era Nokia, poi magari Nokia parte anche lui e l'anno prossimo quando c'è di Ramsey e che ne so, un altro, che magari non rinnovi Pjanic, ne hai già un paio pronti per la prima squadra per dare il cambio a titolare. Queste ragazze sono le notizie. Oggi c'era tanta carne al fuoco, tanta carne al fuoco, e voglio sapere anche un po' la vostra, perché per forza c'è un po' di carne al fuoco il mercato, ragazzi, sta iniziando a finire la stagione, sta iniziando.